Allora, ringrazio in primis il Presidente dell'Accademia, Ser Sandro Rogari, per avermi consentito di introdurre in questa sede, che è stata la casa dell'impresa corpus dei papiri filosofici greci e latini, quella che sarà una rassegna, vista sotto l'aspetto più specificamente filosofico, dei primi due volumi della parte relativa ai frammenti adespoti. Dalla presentazione ufficiale dell'impresa fatta da Francesco Adorno, saranno 40 anni il prossimo anno, in poi, su questa parte dei frammenti adespoti si erano appuntate in particolare le aspettative dello studioso per le novità che essa avrebbe potuto apportare alla conoscenza diretta della filosofia antica. A partire da quei tempi Adorno, che era e fu praticamente fino alla sua morte presidente della Columbaria, cioè dal 1980 al 2009, nutrì e fece crescere il progetto che aveva primariamente concepito e che considerò sempre il fiore all'occhiello dell'Accademia. Il piano dell'opera prevedeva che si iniziasse con la pubblicazione dei testi di autori noti, ma sin dall'inizio si promossero gli studi approfonditi su testi che erano stati attribuiti con maggiore o minore verisimiglianza a filosofi conosciuti in una serie dedicata agli studi e testi per il corpus dei papiri filosofici. Il primo volume fu subito un successo in quanto propose una nuova edizione del papiro parigino 2, noto come il Periapo Faticon di Crisippo di Soli. La riproduzione in un pieghevole dell'intero spezzone del rotolo conservato, insieme all'innovativo commento al testo di Walter Cavini, raccolsero immediato consenso da parte degli studiosi internazionali che iniziarono a familiarizzare con il concetto di interdisciplinarietà, allora non sempre applicato. Nel corpus, invece, papirologo e filologo, o filosofo, lavoravano gomito a gomito e la loro interazione produceva dei risultati più che soddisfacenti. Molti dei testi adespoti, dunque, ricevettero via via negli anni una edizione preparatoria a quella definitiva che doveva apparire nel volume di riferimento del corpus. Questo per dire che gli adespoti hanno aspettato sì il loro turno editoriale, ma molti di essi sono stati portati a conoscenza dei lettori già diversi anni fa. Questo ha consentito di aprire un dibattito su testi allora del tutto sconosciuti o comunque poco noti al pubblico degli storici della filosofia, i quali si sono potuti valere negli anni a venire delle preziose edizioni definitive o preparatorie a quelle definitive del corpus. Mi sia consentito un esempio per tutti che dimostra quanto lunga e faticosa sia la strada che precede l'edizione definitiva di un testo in un volume del corpus, e soprattutto se si tratta di quello degli adespoti. Nel secondo volume degli studi e testi del 1986, François Lasserre propose l'editio princeps di un papiro di Ginevra, l'inventario 203, che allora riteneva essere un epitome del commento al Timeo di Posidonio. In seguito ad obiezioni e suggerimenti sia da parte della redazione del corpus sia di altri noti studiosi, il testo fu poi più cautamente riedito dallo stesso Lasserre nel quinto volume degli studi e testi del 1991. Successivamente alla morte dello studioso fu di nuovo riedito con una nuova ispezione autoptica e variamente discusso dalla sottoscritta e da Fernanda de Cleva Caizzi nel 1998 nel nono volume degli studi e ancora ridiscusso da Paolo Veit nel 2003 nell'undicesimo volume. Questo importantissimo papiro dette luogo a una nutrita serie di interventi su riviste varie
e, come si può capire, anche all'interno della nostra stessa serie. Ma di sicuro, nonostante un evidente riferimento dottrinale al Timeo, non figurò nel volume specificamente dedicato ai commentari, come avrebbe voluto l'editor Princeps. Nella preparazione della parte generale della parte dei frammenti adespoti, per quanto possibile, si è cercato di assegnare i papiri che vi trovavano posto a studiosi diversi da quelli che li avevano pubblicati nella serie degli studi e testi. Per questa parte sono previsti almeno 4 volumi, dei quali l'ultimo conterrà schede o edizioni di quei testi che non si sono potuti determinare come filosofici. E quindi forse risulta un po' rischioso a metà, diciamo, dell'opera fare oggi un bilancio dei dati utili all'individuazione di scuole o ambiti di pensiero, perché la riedizione dei papiri ha comportato anche una più o meno differente valutazione del testo. Si può portare come esempio Pioslo Inventario 1039, che considerato dal primo editore come testo epicureo, viene qui dubitativamente definito trattato stoico. Per ragioni di tempo è impossibile passarli tutti in rassegna, mi limito ad alcuni dati di insieme significativi. Nel primo tomo, su 30 papiri, 6 sono di ambito platonico. Lo stupefacente papiro di Aicanum, probabilmente il papiro di Ossirinco 3008, un trattato contro l'antologia degli stoici, una trattazione relativa al Teteto, il papiro di Ossirinco 4941, PSI 852, forse un testo medio platonico sull'unità, Perienotetos, e il papiro di Vienna, Inventario 29800, altro testo medio platonico. E addirittura uno, poi, del VI secolo, PSI 1612, che presenta in maniera assai prossima a Giovanni Scolastico alcune definizioni cristiano-platoniche e che è stato dunque sottratto al completo anonimato. A questi se ne aggiungono 2 nel secondo tomo, il papiro di Berlino Inventario 9809, un probabile trattato su Platone costituito da 2 citazioni, dal Fedro e dal Filebo, è interessante soprattutto come testimone del testo platonico, e soprattutto PSI 1400, uno dei più tardi testimoni papiracei di filosofia profana, databile al VI-VII secolo. In maniera analoga, gli stoici contano ben 4 testi nel primo tomo. Piberol Inventario 16545, che tratta di epistemologia. Pilon de Lit 161, un frustolo che riporta però la menzione stessa dei filosofi. Forse il già citato Pioslo Inventario 1039. PSI 1489, un trattato etico di età imperiale, e nel secondo tomo Pifaium 337, che viene qui pubblicato integralmente per la prima volta. Poi papiro dell'Università Statale di Milano, Pimilvogliano Inventario 1241 recto, che riporta un testo che illustra note e semplificazioni utilizzate dagli stoici, e infine con PSI 152 si raggiunge il numero complessivo di 7 testi che conferiscono a questa scuola il ruolo di antagonista quanto a numeri di trasmissione testuale a quella dei platonici. 6 papiri appartengono ad ambito epicureo. Papiro di Berlino Inventario 10536, si tratta di un dialogo narrato sull'amicizia e la sua utilità. Il noto P. Heidelberg Inventario 1740 recto. Il papiro di Ossirinco 3658, in cui le nozioni vengono riferite alle affezioni, pate, che diventano il presupposto per l'esistenza delle cose.
PSI 851b, invece è un dialogo in cui si ribadisce che la dottrina epicurea procura a chi l'abbraccia una vita felice. È sempre di ambito etico, PSI 1508, sulle cose da scegliere e da evitare, cioè periaerese o skyfuges. Infine, PSI Inventario 3192 è un testo di fisica sul dissolvimento e la permanenza delle particelle. Un nucleo particolare riguarda i peripatetici, che contendono agli stoici il campo degli scritti di logica. Un papiro di una collezione privata, Pidaris Inventario 134, sebbene esiguo, tratta di enunciati contraddittori o affermativi. Pibe 189 si ispira a un famoso sofisma aristotelico su Corisco. Pioxi 3320 è un testo vicino agli analitici primi. PSI 1095 contiene elaborazioni di sillogismi sviluppati nel quinto libro dei Topici. E non manca neppure un testo di etica riconducibile sempre all'ambito peripatetico. Pifaium 311, incentrato sulla responsabilità morale e sulla felicità come sommo bene, in cui si intravedono elementi aristotelici. L'importanza di questo testo è soprattutto di tipo bibliologico, in quanto si tratta di due frammenti scritti sul recto e sul verso, che non sono della stessa mano, ma sono evidentemente connessi entrambi a un ambito filosofico probabilmente omogeneo. Non mancano testi di più difficile definizione tra l'ambito storico e quello filosofico, quale Pibe 28, una costituzione utopistica di tipo greco, che è stata giudicata da alcuni studiosi addirittura un testo documentario tolemaico. Ma al di là delle scuole di appartenenza o di tipo dossografico, come ad esempio per i socratici, Piena Inventario 660, PSI 1215 e nel secondo tomo Piberol Inventario 21 1213 e Pioxi 3655, testi di indubbia importanza sono il possibile autografo Pibe 188, che parla dell'incapacità di alcuni filosofi di esporre correttamente le dimostrazioni delle dottrine da loro propugnate. E nel secondo tomo, Pibe 13, un testo pubblicato nel 1906 e che ha goduto da allora di una nutrita bibliografia, in quanto, oltre all'antichità del manufatto, 280-260 a.C., trova la sua collocazione all'interno della discussione teorica sulla tecne musicale prearistossenica. I due relatori di questa sera non hanno bisogno di presentazioni. Francesco Ademollo è professore di storia della filosofia antica all'Università di Firenze e alla Scuola Normale Superiore. Guido Bastianini, emerito professore di papirologia dell'Università di Firenze, ha diretto per anni l'Istituto di Papirologia dell'Università Statale di Milano e poi l'Istituto Papirologico Vitelli a Firenze. Stasera vi parla come autore del pezzo che ha edito insieme a Mirtò Azzimicali dell'Università di Cambridge, che è da considerarsi il più intrigante del secondo tomo, sia sul versante papirologico che su quello testuale. Il rotolo, che contiene una raccolta di testi di probabile ambiente cinico, il famoso papiro di Ginevra, inventario 271, che si unisce ad altri frammenti di altre collezioni. Per concludere, mi sia consentito di esprimere a lui, colonna portante della redazione del Corpus, alla presidente del Corpus Fernanda de Cleva Caizzi, che ha assunto con indomita capacità scientifica e gestionale la carica che fu di Francesco Adorno, e all'attuale redazione tutta, Gabor Betek, Antonio Carlini, Daniela Manetti, Franco Montanari, Glenn Most, Valeria Piano, Rosa Maria Piccione, David Sedley,
Il mio personale ringraziamento per avermi assistito nel ruolo, talora scomodo, di segretaria dell'impresa che ho assunto fin dall'inizio. Colgo l'occasione per informare che dal presente anno ho ceduto il timone da segretaria a Valeria Piano, qui presente, che penso potrete inquadrare a beneficio dei collaboratori che ancora non la conoscono di persona. Ecco, e ora la parola passa a Francesco Renoldo. Dove mi devo sedere? Da che parte? Sì, sì, qua? Sì. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte. Grazie a Serena Funghi per questa gentilissima introduzione e grazie al Comitato del Corpus che mi ha fatto la graditissima richiesta di partecipare a questa presentazione. La presentazione di un volume del corpus dei papiri filosofici, diciamo l'apparizione, non l'evento della presentazione, ma l'apparizione di un nuovo volume del corpus è sempre un po' una festa dell'intelligenza ed è una festa, diciamo, sia per le molte dimostrazioni di ingegno che sono per il monumento all'ingegno papirologico e filologico che è sempre contenuto e che dà molteplici prove di sé in ciascuno dei volumi, ma è una festa anche perché, come in ogni festa ben riuscita, c'è sempre l'elemento della sorpresa, cioè soprattutto chi non ha partecipato al lavoro editoriale trova sempre qualcosa di inaspettato, qualcosa che cattura il suo interesse e di cui non aveva idea. E questo è legato in parte naturalmente alla peculiare natura dei ritrovamenti papiracei, al fatto che chiaramente questa raccolta di testi per sua stessa natura ci offre uno spaccato non sempre prevedibile di testi che circolavano, di testi che venivano letti e copiati, di testi che avrebbero potuto benissimo non sopravvivere ad una selezione condotta con criteri scolastici o d'altro tipo. E quindi c'è sempre questo grandissimo piacere di studiare, come è stato per me nel preparare l'intervento di oggi, di studiare questi volumi, in parte tornando su testi già noti e con la curiosità di vedere che cosa i nuovi editori e commentatori erano riusciti a trovare, e dall'altro invece proprio la gioia infantile di leggere testi a me almeno sconosciuti e di scoprire nuove prospettive su vecchi problemi. Quindi grazie per avermi dato questa opportunità. E come la sfrutterò questa opportunità? Ma cercando di non annoiarvi e di offrire una carrellata molto personale sulla lettura di questi due volumi. Cioè quello che farò sarà soffermarmi su alcuni fra questi papiri che per un motivo o per l'altro mi hanno incuriosito in modo particolare. In alcuni casi, come vedrete, si tratta di cavalli di battaglia della papirologia filosofica, in altri casi si tratta di oggetti più rari e per questo più preziosi. E questa mia carrellata personale sarà un po' disomogenea, nel senso che in alcuni casi io mi limiterò a dare dei flash su questi papiri, limitandomi a dire, forse non poi aggiungendo tanto a quello che Serena velocemente, ma in modo sempre informativo, ha detto,
a dire cosa c'è, secondo me, quali sono le ragioni di interesse di un certo documento, in altri casi soffermandomi di più e anche sollevando quelle che a me sembrano in due o tre casi questioni aperte, possibili sentieri di ricerca da approfondire, in un paio di casi anche miei ingenui dubbi di lettura. Allora, ciò detto, comincio questo mio viaggio attraverso i due volumi, se me lo permettete. Allora, non si può, benché sia un testo molto noto, secondo me, io non potevo, da studioso di filosofia antica, parlare di questi due volumi senza spendere due parole sul papiro di Aycanum, e quindi da qui vorrei cominciare. È un testo molto noto, che qui viene ancora una volta riprodotto. Come molti di voi sapranno, è un papiro molto antico, del III a.C., che, e questo è un motivo di grande interesse, soprattutto per i non specialisti, è conservato per noi soltanto indirettamente. Cioè, già dire che è un papiro molto antico è in qualche modo fuorviante. In effetti il papiro non c'è più, e quello che c'è è, diciamo, il suo negativo, la sua un'immagine che se ne è conservata, perché il papiro era impresso nell'argilla e quello che si è conservato sono le tracce del papiro impresse nell'argilla, e si vedono ancora dei segni delle fibre. Bisogna aggiungere a questo punto una nota lugubre, cioè che non soltanto si è perso il papiro, ma a questo punto il terribile sospetto è che se ne sia persa anche l'immagine riflessa. Quindi, diciamo, le vicende belliche che si sono svolte in Afghanistan, dove il papiro era conservato, a Kabul, dove l'argilla che recava l'immagine del papiro era conservata a Kabul, ci hanno probabilmente, quasi certamente, privato anche di questo oggetto. Quindi chi vuole oggi studiare il papiro è nelle condizioni di studiare le sue fotografie. È una situazione molto platonica, in cui non abbiamo l'originale, non abbiamo la prima copia e siamo costretti a servirci di copie della copia. Detto questo, c'è più che a sufficienza per ragionarci su. È un dialogo filosofico, è un dialogo, chiaramente, è altrettanto chiaramente un dialogo di ambito platonico. Si parla di partecipazione, infatti i volumi del corpus, il volume lo presenta come dialogo sulla metexis. L'autore, o quantomeno l'interlocutore che parla, parla di partecipazione sia tra le cose sensibili e le forme, gli eide, sia degli eide fra loro. E queste sono, al di là della terminologia, che ha degli aspetti peculiari, delle dottrine che trovano o che possono trovare dei punti di confronto con i dialoghi di Platone. A un certo punto c'è un'affermazione interessante sulla terza colonna, dove si dice che ciascuna delle forme è akineton, immobile, immutabile, in forza del fatto che, diato, è eterna, aidion, la genesis, e la corruzione, la generazione e la corruzione delle cose sensibili. Quindi viene abbozzato un argomento: le forme sono immobili perché la generazione e la distruzione delle cose sensibili che ne partecipano è eterna. Ecco, una domanda aperta è questa: qual è esattamente qui l'argomento? Il commento preciso e informativo, che è nel caso di questo papiro è a cura di Mauro Bonazzi, è prudente su questo punto, cioè non offre una, diciamo, esplicita ricostruzione di come doveva funzionare l'argomento. Ci si può chiedere quale fosse la connessione concettuale. Forse sulla base di quello che si può leggere in certi dialoghi, come per esempio il Sofista, era di natura epistemologica, cioè: se vogliamo salvare la possibilità di avere conoscenza, visto che le realtà sensibili sono
eminentemente instabili, bisogna postulare che invece ci siano certe altre entità che sono immobili. Un argomento di questo tipo è abbozzato nel Sofista, per esempio. È una possibilità, soltanto una possibilità. O invece l'idea è che le cose sensibili cambiano, si generano e si distruggono, però il punto è che si generano e si distruggono i membri della stessa specie, quindi i molti esseri umani si generano e si distruggono, Socrate, Callia, Platone, e come dire, per garantire che questi siano tutti esemplari della specie uomo, bisogna che esista una forma immutabile di uomo che garantisce, diciamo, l'invarianza specifica al di sopra della variabilità individuale di tutti questi esemplari della stessa specie. Era invece questa la ragione, non aveva niente a che fare con la conoscenza. Il papiro non ci dà elementi per questo, però mi sembra importante sollevare il punto che l'argomento che qui viene abbozzato doveva essere sviluppabile ed esplicitabile in qualche modo, ed è utile chiedersi quale fosse l'argomentazione. Mi sono limitato ad accennare due possibili modi per tentare di svilupparla. Infine, un'altra cosa interessante che il papiro dice è che si parla di una causa della partecipazione, di un aition della metexis, e si dice che questo aition, questa causa della partecipazione, è una causa eminente, curiotaton kai protonton aition, la principale e prima fra le cause, e questa sembra causa della partecipazione reciproca delle forme. Qual è questo principio che è causa della partecipazione reciproca delle forme? Le note di Mauro Bonazzi ipotizzano che sia il principio unitario di cui sembra si facesse cenno nelle dottrine non scritte di Platone. È possibile. Forse invece la forma di bene, di cui si parla, come è noto, nel sesto libro della Repubblica, e a cui si attribuisce un ruolo particolarmente eminente tra le forme? Questo è un altro dubbio che mi sembra utile sollevare, e che naturalmente i dati che abbiamo a disposizione, almeno per il momento, ci costringono a mantenere nella condizione in una dimensione aporetica. Bene, questo vi dà un'idea del perché il papiro di Aichanum sia così importante, di cosa parli e di quali siano, secondo me, le questioni su cui uno potrebbe voler riflettere ancora. Passo oltre. Papiro di Heidelberg, 1740, edito e commentato da Tiziano Dorandi e Francesco Verde in questo volume. È un papiro più tardo, di epoca, tardo repubblicana, primo imperiale, primo avanti Cristo, primo dopo Cristo. Si parla di etica epicurea e in questo caso abbiamo un testo pure molto interessante. Nel frammento 1, frammento 1, colonna 1 e rigo anche 1, c'è una... si legge esin, la traccia di un dativo plurale. E che parola era? Tiziano Dorandi molto prudentemente non integra niente nel testo, però chi legga il commento, l'apparato e il commento, vede che ci sono due possibili integrazioni che sono state prese sul serio. Fufairesin, che è la proposta di Bilabel, o Bilabel, come si pronuncerà, e Pathesin, che è invece una integrazione proposta da David Sedley. Dorandi e Verdi hanno simpatia per Hyphairesin. Cosa vuol dire Hyphairesis? Vuol dire diminuzione. E siccome qui si parla di sofferenze della carne, un'ipotesi è che, se davvero si parlasse di diminuzione, sulla base di un interessante confronto con un frammento dell'iscrizione epicurea di Enoanda, Dorandi e Verde ipotizzano che, qualora effettivamente il testo da integrare fosse Hyphairesin, il papiro qui stia parlando
Si conservi qui la traccia di un tipico ragionamento epicureo. Tipico ragionamento epicureo, lo dico, nel bene e nel male. Cioè, in qualche modo, sulla base delle altre parole della colonna, si potrebbe ricostruire questo tipo di ragionamento. I dolori fisici estremi non durano a lungo, non permangono a lungo, perché o ammazzano il paziente oppure diminuiscono. E quindi, in ultima analisi, non c'è troppo da preoccuparsene, perché se ti uccidono, ti portano nella condizione della morte, e noi sappiamo già da un altro formidabile argomento epicureo che la morte non è un male. D'altronde, se diminuiscono, un'altra ragione per non preoccuparsi. Quindi in tutti i casi della sofferenza fisica non bisogna aver timore. Naturalmente questo è un caso che illustra anche tutte le incertezze, nel senso che c'è un elemento ipotetico in tutto questo ragionamento, non siamo certi che l'integrazione sia quella giusta, Pathesin proposto da David Sedley ha le sue ragioni a conforto, però d'altronde il confronto con il frammento di Diogene di Enoanda è suggestivo, e questo naturalmente ci dà un'idea anche di tipo metodologico, no? Cioè, fino a che punto è un argomento cogente a favore di un'integrazione il fatto che essa permetta di far quadrare bene un testo con altri che abbiamo a disposizione in una situazione in cui anche altre integrazioni però sono disponibili. Quindi è suggestivo il tipo di argomentazione che si può ricostruire, però io penso che in ultima analisi facciano bene gli editori a mantenere una certa prudenza, soprattutto in sede di costituzione del testo. Nel frammento 2, nella colonna 2 del frammento 1, c'è abbozzato il ritratto di un uomo dotato di una certa dynamis, di una certa capacità, un uomo evidentemente rimarchevole perché si dice non deviò, in nessun modo parexeclinen deviò, né fu codardo, ud apeideiliasen, né dimenticò, epelatheto. Che cosa dimenticò? I limiti, perata, della vita bella e più beata. È difficile sfuggire all'impressione che qui si stia parlando di quell'uomo portentoso che è il saggio epicureo. Quindi probabilmente un tipo d'uomo, forse, più che un uomo individuale, che però può essere di esempio per tutti noi. Passo al papiro di Ossirinco 3008. Papiro di Ossirinco 3008 è, nella sua brevità, un bellissimo testo, interessantissimo, legato a questioni di grande rilevanza, ed è, se non vado errato, in questa raccolta l'opera esclusiva di David Sedley, che lavorando, diciamo, ha lavorato su questo testo che si incastra perfettamente in un filone di studi che deve moltissimo a David Sedley, che ha dato qui dei contributi fondamentali, non solo allo studio di questo specifico problema, ma allo studio di un problema che è di grande rilevanza per una quantità di questioni della filosofia antica. Qual è il problema e qual è il contributo del papiro? Allora, il problema è il problema del cambiamento, si potrebbe dire in sintesi. Ci sono dei passi, dei dialoghi di Platone, nei quali Platone sottolinea che le cose sensibili cambiano in modo radicale, e uno degli aspetti di questo cambiamento è il cambiamento che consiste nella perdita e nell'acquisto di parti materiali. Si perdono capelli, si perdono denti, spunta la barba, si tagliano le unghie. Continuamente, e anche ad un livello microscopico e subliminale, noi siamo sottoposti a questo tipo di cambiamenti. E poi tutto questo ha un riflesso macroscopico, che è la crescita di un individuo dall'infanzia fino all'età adulta. La questione che in alcuni dialoghi di Platone viene sollevata, per esempio nel Simposio e nel Fedone, è questa: è legittimo dire che l'individuo, fino a che punto è legittimo dire, come diciamo ordinariamente, che è sempre lo stesso individuo quello che cresce?
visto che non è costituito dalle stesse parti, si potrebbe pensare, se si fanno certe assunzioni, se si assume che, diciamo, due cose che non hanno le stesse parti non possano essere la stessa cosa, si potrebbe allora pensare che se Socrate oggi e Socrate fra un anno non sono costituiti esattamente dalle stesse particelle di materia, potrebbe bastare che ci fosse un capello o un pelo di differenza, ebbene a rigore sono due individui diversi. Diversi intendo non soltanto dissimili, ma numericamente distinti. Non è lo stesso oggetto. E questo è un problema con cui Platone si confronta in vari testi, e ci sono tracce che la discussione continuò nel periodo ellenistico e che diventò una discussione fra accademici e stoici. E che queste argomentazioni che troviamo in alcuni dialoghi di Platone si trasformarono in una specie di argomento standard che prese il nome di auxanomenos logos, l'argomento crescente. Perché argomento crescente? Perché parla di una persona che cresce, come lo pseudomenos logos è l'argomento mentitore perché parla di una persona che mente. E l'argomento keratines è un argomento che parla di una persona cornuta, eccetera, anche se poi probabilmente c'è un modo di capire che l'argomento stesso è un argomento che cresce. Insomma, lasciamo stare. Sembra di capire che gli accademici sostenessero esattamente questo che traeva origine in Platone. E che questo per gli stoici, che questa fosse una conseguenza che gli stoici non volevano accettare, l'idea che lo stesso individuo, che non si possa salvare la nostra intuizione che dopo tutto Socrate rimane diacronicamente identico, identico attraverso il tempo per tutta la sua vita, è sempre la stessa persona. E gli stoici avevano una soluzione, e la soluzione era quella di vedere il nostro Socrate in due modi diversi. Certo, se lo vediamo semplicemente come un aggregato di materia e quindi come una somma di parti, unghie, peli, capelli, epidermide, è difficile negare che a rigore, tolto un pezzetto, diciamo, se lo vedi soltanto come un mucchio di materia, ebbene, non è più lo stesso mucchio non appena hai sottratto o aggiunto qualcosa. Però c'è un altro modo possibile in cui possiamo vedere Socrate, suggerivano gli stoici. Possiamo vederlo come un mero ammasso di materia, oppure possiamo vederlo come un individuo che è caratterizzato da certe qualità. Nella loro terminologia possiamo vederlo come un soggetto, uno hypokeimenon, ed è il primo modo, o possiamo vederlo come un portatore di qualità, un poion, ed è il secondo modo. Tra le qualità di cui il nostro Socrate è portatore, ce n'è una idea poiotes, una qualità peculiare, che è una qualità speciale perché lo distingue da tutti gli altri individui e lo accompagna per tutta la sua carriera. Quindi, diciamo, da un lato lo distingue dagli altri individui sincronicamente. Funge, per usare una terminologia molto successiva, diciamo da principio di individuazione. Però d'altro canto garantisce la sua identità attraverso il tempo, garantisce che sia sempre lo stesso Socrate attraverso tutti i cambiamenti che può subire. E c'è molta controversia su che cosa fosse esattamente questa qualità peculiare. Forse l'anima? In ogni modo, gli accademici erano piuttosto scontenti e misero in ridicolo quest'idea stoica che si possa vedere lo stesso individuo in due prospettive diverse, come un mero ammasso di materia o come un oggetto individuato da una certa qualità. Questa polemica è testimoniata, per esempio, da Plutarco, che sbeffeggia in maniera piuttosto ingenerosa gli stoici, dicendo che loro sostengono che in ognuno di noi si nascondono due gemelli perfettamente indistinguibili e che nessuno ha mai distinto. Più identici l'uno all'altro, più indistinguibili di Castore e Polluce sono
Socrate come mero soggetto materiale e Socrate come soggetto materiale però caratterizzato da una certa qualità individuante. Il sarcasmo di Plutarco, francamente, ripeto, piuttosto ingeneroso nei confronti di questa astuta teoria, ha un famoso parallelo nel papiro di Ossirinco 3008. Cioè, il papiro di Ossirinco 3008 contiene un'altra testimonianza di questa polemica fra accademici e stoici, e più precisamente della replica degli accademici alla difesa degli stoici. Questo lo sapevamo già, David Sedley lo aveva visto già alla metà degli anni Ottanta, e questo papiro poté essere incluso col numero 28C nella fondamentale raccolta dei frammenti dei filosofi ellenistici di Long Sedley. Però era importante ripubblicarlo qui, e la nuova pubblicazione porta due risultati. Primo risultato, una lezione, cioè al rigo 13, là dove l'autore del papiro protesta che questi due Socrati sono indistinguibili l'uno dall'altro ed è quindi pretestuoso pretendere che siano due e però perfettamente compresenti, lui dice che non differiscono fra loro in niente, non per forma, non per colore, non per grandezza, hanno lo stesso peso e occupano lo stesso topos, lo stesso luogo. Se uno va a guardare l'edizione del papiro in Long Sedley 28C, vede che veniva stampato typos, e typos forse voleva dire forma in qualche modo, figura, profilo, e invece in questo caso, addirittura mi sembra che in quel caso l'ypsilon fosse stampato tra parentesi quadre, mentre qui evidentemente ci si è resi conto che è leggibile l'omicron e quindi topos, lo stesso luogo, e questo collima perfettamente con Plutarco. Secondo risultato di questa discussione, David Sedley ha potuto mettere in luce un certo numero di interessanti paralleli linguistici con Galeno. Non mi soffermo su questo, è molto prudente il commento, però diciamo ci sono delle possibili basi per ragionare sulla paternità o quantomeno sull'ambito culturale a cui il papiro appartiene. Una polemica antistoica da parte di qualcuno di ambiente galenico non sarebbe per niente strana. Ultimo papiro del primo tomo, papiro di Vienna 29.800, curato a più mani da Maria Serena Funghi, Eva Falaschi e di nuovo Mauro Bonazzi. Non sto abusando della vostra pazienza? Possiamo vedere il papiro? Se mi devo fermare me lo dite. No. Allora, è un testo di argomento platonico. Di che cosa si parla? Allora, rapidamente. Un primo gruppo di frammenti, gruppo A, descrive come un artigiano opera nella produzione dei suoi artefatti. E cosa fa? Usa un modello, un paradigma, che è una forma, un eidos. E dice l'autore del papiro che questo modello può essere tanto esterno quanto interno alla mente, contemplato con l'occhio dell'anima. Quindi l'artigiano non per forza ha un modello, può anche avere il modello dentro di sé, un modello mentale. E il commento molto opportunamente coglie due paralleli rilevanti. Uno con il Didascalikos di Alcino, paragrafo 9, e uno con l'Epistola 65 di Seneca, dove sostanzialmente si dice la stessa cosa. A Seneca questo discorso serve per poter sostenere che Dio ha nella sua mente i modelli ideali del cosmo. Qui non è evidente che si parli di questo. Un punto specifico. Colonna 2 di questo gruppo A di frammenti, righe da 8 a 11. Si sta parlando di questo artigiano e si dice che questo tizio opera
uden eti prostuto theis, eitestin to ectos horama, eite de archeitai toendon paradigmati. Traduzione, cito la traduzione del volume, non avendo posto, feis, niente oltre a questo, prostuto, raro uso di pros con l'accusativo, col significato di oltre, sia che ci sia l'oggetto visibile esterno, eitestin to ectos horama, sia che in vero si accontenti del modello interno, eite de archeitai toendon paradigmati. Tutto bene, però io mi chiedo, che cosa vuol dire non avendo posto niente oltre a questo? Mi piacerebbe capirlo. E dal lettore ignorante mi viene da pensare una cosa, che sembrerebbe a prima vista più naturale se uden eti prostuto theis volesse dire non avendo posto niente oltre a questo, ma volesse dire non considerando più di alcuna importanza, considerando niente rispetto a questo prostuto, perché per esempio Seneca dice nil autem ad rem pertinet utrum foris abeat exemplar an intus. Quindi l'idea che non faccia nessuna importanza potrebbe essere espressa qui. E a questo proposito un dubbio su cui mi piacerebbe sentire cosa pensano gli editori, c'è Serena qua, è: ma le tracce sarebbero compatibili anziché con de, con me? Eitestin to ectos orama eite me? Perché se fosse così mi piacerebbe, cioè il senso verrebbe... Io ho visto che il mi è largo in questo papiro. Poi magari ci si pensa con calma. Insomma, dico, questa ricostruzione che mi sembrava attraente tornerebbe molto bene con un me al posto del de. E lancio questa ipotesi che probabilmente naufragherà in maniera miserrima, però insomma, tanto. Sì, certo, qui si vedrà poco. No, era, mi pare che fosse questo, eite, eite me, no? E dopo mi sembrava che il de è all'inizio del rigo successivo, capito? E prima di archeitai, e però si vede molto male. Ok, quindi qui eite. Esatto. Ecco, vai più in là, più in là. Ecco, vedi, già qui rispetto alla fotografia mi sembra che forse si veda più chiaramente che è un delta, mentre nella foto che ho visto io sembrava... Oppure quello è l'alfa di Archeitai. Questo è l'alfa. Prima della lacuna, a sinistra, cosa c'è? Ecco, questo era il dubbio che avevo. Se quelle tracce lì potevano essere compatibili con la zampetta di un me. Però questo non pretendo che lo si possa determinare ora. Può darsi anche che l'ingrandimento lo sgrani molto. Prima di Archeitai. Subito prima di Archeitai, esatto. Esatto. Qui, destra. Cioè, questo dovrebbe essere il mi. Esatto, ma io ripeto, sulla foto non era così. Certo, adesso certo. Che lo vedo qui mi sembra più chiaro che è un delta e non un mi, mentre sì, sulla foto non era evidente. Va bene, io diciamo faccio... Io faccio così, svolgo una funzione da provocatore, ma intanto magari vado avanti. Esatto, io andrei avanti. Gruppo B dello stesso papiro,
si dice che la forma di uomo non è tu de tinos, di un individuo, terminologia aristotelica, categorie, ma è toiutu, di un tale. Cioè la forma non è di un questo, ma di un tale. Sostanzialmente non ci sono forme, in senso platonico, di individui. E questa è una tesi platonica del platonismo ben attestata. Di quarto, a un certo punto si legge «tuti nos kai hyparchontos». Mauro Bonazzi accetta la proposta dell'editore Princeps di integrare «toiutu tinos» e suppone, lo cito, che l'anonimo autore stia qui sviluppando una polemica contro Aristotele. Contro Aristotele, sostenitore del primato ontologico della sostanza individuale, si ribadisce l'esistenza piena dell'universale. «Toiutu tinos kai hyparchontos», un tale che sussiste. È possibile, però poco dopo nel papiro compare l'espressione «einai kai ti kai hyparchon». Allora, secondo me, «tuti nos kai hyparchontos» potrebbe anche tu essere un articolo, il qualcosa che sussiste, e se fosse così non sarebbe più evidente che questa colonna avesse, come dire, prendesse una linea specificamente platonica sull'esistenza degli universali. Quindi forse sarei prudente su questo «tuti nos» prima di assumere che tu sia un resto di «toiutu». Questo è quello che avevo da dire sul primo tomo. Nel secondo tomo ci sono solo tre papiri su cui mi soffermerò e cercherò di non sottrarvi troppo tempo. Non andrò in ordine perché lascerò per ultimo la raccolta di testi filosofici di ambito cinico di cui poi parlerà Guido Bastianini. Invece partirei dal papiro del Fayum 337, che è stato qui brillantemente trattato sia per il lato papirologico che per quello del commento da Valeria Piano. È un papiro che è stato non molto studiato e recentemente e con eccellenti risultati valorizzato da Valeria. Di cosa si parla? Prima colonna, si parla di riti, di sacrifici propiziatori offerti agli dèi e si afferma che le praxeis, le azioni degli uomini, sono governate dalle gnomai, dai loro giudizi, dalle loro opinioni e che il comportamento umano è conforme al fato. Compare questo bellissimo avverbio, heimarmenos, che sarebbe un apax assoluto nella letteratura greca, conosciuta evidentemente. Tutto questo suona molto stoico, evidentemente, no? E poi c'è una citazione di un verso, di solito considerato un verso tragico adespoto, come tale edito nei Tragicorum Grecorum Fragmenta, 2455, ma qui nel papiro attribuito a Euripide. È un verso nel quale si afferma l'eterno adagio che Dio acceca chi vuol perdere. Quando Hotan o Daimon andri porsune cacà, quando Dio prepara mali per un uomo, ton nun eblapsen proton ho buleuetai, non lo sto leggendo in trimetri, ma insomma, danneggia per prima cosa il nus. Ho buleuetai, vedremo. Valeria suppone che abbiamo davanti una trattazione nella quale, nel contesto della dottrina stoica del fato, ci si chiede che spazio rimanga per i riti e per le preghiere. E c'è un bellissimo parallelo con le Naturales Questiones di Seneca che rende perfettamente intelligibile il contesto. Valeria suppone anche che il riferimento finale all'oracolo di Delfi, che compare poco più sotto, debba essere collegato, ed è un'ipotesi direi che è praticamente una certezza, debba essere collegato al modo in cui i sostenitori del fatalismo stoico discutevano della profezia di Apollo a Laio come era formulata nelle Fenice di Euripide. Nelle Fenice di Euripide la profezia di Apollo a Laio ha forma ipotetica: se genererai un figlio, allora. Mi pare di ricordare che fosse così già nell'Aio di Eschilo, però
per esempio in Alessandro di Afrodisia, è sulla base delle Fenicie di Euripide che questa faccenda viene affrontata, e quindi è molto probabile che Alessandro discute con gli stoici, è molto probabile quindi che il riferimento in questo contesto, dopo che è stato menzionato Euripide, all'oracolo di Delfi, in un contesto in cui si parla di fatalismo stoico e di oracoli, cada perfettamente a pennello. Quindi una ricostruzione, secondo me, magnifica. Un paio di rapidi commenti. Si dice che l'azione umana dipende dalle gnomai, e poi quelli, e che è in us, subito seguono, non disordinatamente, ma conformemente al fato. Domanda, è proprio una domanda, io non ho potuto capirlo dalle fibre. Ci sarebbe spazio per integrare ekei nas anziché ekei nus? Cioè che fossero le azioni a seguire immediatamente e non gli uomini? Perché se sono gli uomini, lui sta dicendo che bisogna, nel senso di oportet, che gli uomini si diano da fare e si conformino al fato. Invece sarebbe molto stoico sostenere che l'azione segue immediatamente al giudizio, cioè una volta che tu hai dato il tuo assenso ad una rappresentazione di un certo tipo, a quella che gli stoici chiamano una rappresentazione hormetiche, impulsiva, questo si traduce immediatamente in azione. Ecco, mi piacerebbe molto che fosse Keinas anziché Keinus, perché secondo me tornerebbe molto bene. Però è una lettera invece che due, non lo so se c'è lo spazio. Vado avanti? Sì. Beh, ciao. Perfetto. Punto successivo. Gli dèi accecano il nus ho buleuet. Dio acceca il nus ho buleuetai. Valeria distingue due interpretazioni. Il nus dell'uomo contro cui il Dio delibera, ho buleuetai, oppure il nus con cui l'uomo delibera. Cioè si sta parlando dell'uomo con cui, a cui Dio vuole attentare, o si parla del nus ho, dativo strumentale, per mezzo del quale l'uomo delibera. Il commento lascia la questione un po' in sospeso. Io ho l'impressione che la prima delle due non sia linguisticamente tanto facile da difendere, perché la mia impressione è che buleuomai, se non ha un complemento oggetto, non possa significare deliberare contro qualcuno, cospirare contro qualcuno. Cioè sono sempre costrutti tipo buleuomai cacà, buleuomai qualcosa, ma buleuomai tini, io non ho in mente dei paralleli in cui possa significare cospiro contro. E se così fosse, ne risulterebbe confermata la seconda delle due interpretazioni, cioè il nus con cui l'uomo delibera. E avrebbe senso, cioè Dio perverte l'organo di giudizio dell'uomo, diciamo. E bene, avrei un paio di altre osservazioni, ma non voglio rubarvi troppo tempo. Due papiri ancora e poi ho finito. Allora, due parole sull'ultimo, quello che Serena ha ricordato è il più tardo testimone papiraceo, forse, contenente un trattato filosofico. Papiro PSI 1400. Allora, è un testo che è stato molto studiato, i conoscitori del corpus hanno molta familiarità con questo papiro. Si parla di... una delle cose interessanti che vengono affermate è che il cosmo ha lo stesso sostrato, lo stesso hypokeimenon. E questo sembra contraddire la dottrina aristotelica del quinto elemento, secondo cui i corpi celesti invece sono fatti di un elemento speciale, che non si corrompe, che spiega la loro eternità. Viceversa, sostiene il papiro,
regioni diverse del cosmo si devono differenziare non perché abbiano hypokeimena diversi, ma perché hanno forme diverse. Quindi è la forma l'elemento differenziante. E poi si parla dei luoghi naturali, della teoria aristotelica dei luoghi naturali, e c'è un'interessante teoria abbozzata secondo cui quando qualcosa si muove, per esempio per allontanarsi da un luogo naturale o per tornarci, è l'anima, è un'anima che lo muove, è il potere di una psiche. E in particolare gli astri si muovono di moto circolare perché è circolare il movimento dianoetico della loro anima. E ci sono questa strana e certamente non aristotelica dottrina del movimento circolare dell'anima ha dei paralleli che vengono molto ben illustrati nel commento di Mattias Perkams con Plotino, con Temistio, col commento di Filopono al De Anima. Questo papiro, se posso dirlo, mi è molto caro perché quando io ero uno studente ci stava scrivendo la sua tesi di laurea Elena Medri e mi ricordo che ne discutemmo, io ero, come dire, più giovane e più inesperto, però ho un caro ricordo delle discussioni su questo papiro, quindi rivederlo pubblicato mi ha... Ultimo testo di cui parlerò, questa raccolta di frammenti sparsi per il mondo, poi ricomposti, papiro Duke, papiro Köln e papiro di Ginevra. È un rotolo che si è malamente frammentato, che si è disperso in varie collezioni e che è stato successivamente rimesso insieme. Parlerà Guido di molte cose, dico solo che nelle prime 12 colonne viene messo in scena questo incontro vagamente surreale fra Alessandro e i Brahmani in India e il loro capo Dandami. E è un episodio di cui sappiamo da altre fonti, lo pseudo Callistene, Palladio di Galazia, che non riportano lo stesso testo, ma che parlano in qualche modo della stessa cosa. E viceversa, dalla colonna 13 in poi, abbiamo una versione dell'epistola 7 dello pseudo Eraclito. Ecco, perché questi due testi stanno insieme? È chiaro il perché? Perché in entrambi viene proposta una critica di ispirazione cinica, anche se la scuola cinica non viene mai menzionata, come il commento di Mirtohasi Mikali sottolinea, una critica cinica ai valori mondani, alla morale comune, ai costumi degli uomini. E a questi valori mondani si contrappone tanto da parte dei Brahmani quanto da parte di Eraclito la vita naturale, genuina, frugale. Un denominatore comune, e con questo concludo, alle due parti ai due testi, è il rifiuto radicale della guerra. E mi sembra molto appropriato concludere il mio intervento con una breve lettura di due parti del testo. Allora, colonna 6, siamo qui, parla Dandami, siamo nella parte indiana del testo. Dandami dice ad Alessandro: «Non abbattere ciò che Dio costruisce, non fare libagioni con il sangue delle città, non lasciare sul tuo cammino popoli morti. Vivi in cerca di te stesso, non della morte altrui. Perché tu che sei nato con un'anima sola, svincoli dal corpo così tante anime? Perché colmi di mali il mondo? Perché ridi delle lacrime? Per tutto il tempo che sei rimasto in solitudine, hai vissuto per te stesso». Più avanti, Eraclito dice agli Efesini: «O forse devo ridere delle vostre guerre...» Il pretesto, l'occasione è che Eraclito non ride. «O forse devo ridere delle vostre guerre reali, quando adducendo pretesti per ingiustizie commettete omicidi, voi miserabili, da uomini divenuti belve, spinti parossisticamente dalla musica di flauti e trombe verso volgari passioni?
I leoni con la loro forza non si armano gli uni con gli altri, né i cavalli brandiscono spade. Ho saltato delle righe. Né le aquile si corazzano contro le aquile, né dispongono di altri strumenti di battaglia. Ma per ognuno di loro le parti del corpo sono anche le loro armi. E poco più sotto, l'esito delle guerre, quale vi augurate che sia? Forse grazie ad esso porrete fine alla mia tristezza? Non forse un numero maggiore di propri simili uccisi, e terra devastata, e città saccheggiata, e vecchiaia oltraggiata, e donne rapite, e figli strappati dalle braccia, e abitazioni distrutte, eccetera. Vorrei non aggiungere altro. Grazie a tutti. Posso anche usare questo? Questo non si sfila? Sì? Ecco. Mi sentite? È chiaro? Benissimo. Io ringrazio Serena Funghi che mi dà l'occasione di parlare di questo testo che mi ha assorbito per molti mesi. È un testo che mi era stato destinato da 40 anni, credo, fin da quando è nato il Corpus, e non pensavo di poter di lavorarci più effettivamente, ma è così, se c'è l'Aimar Mene, se c'è un destino, evidentemente stavolta si è concretizzato in questo lavoro. La mia parte nel lavoro a questo papiro è consistita essenzialmente nella revisione papirologica, perché per quanto riguarda il contenuto e il commento lo si deve, come ha già detto Maria Serena Funghi, a Mirto Azmichali, che è professore di filosofia antica a Cambridge, è un allieva di David Sedley. Ecco, vediamo. Ecco, questo è il papiro, il rotolo che Francesco De Mollo vi ha già fatto vedere. Avete già sentito che tutti questi frammenti che sembrano isole disperse di un arcipelago sono dispersi anche fisicamente tra loro, perché si vede il puntatore? Sì. Ecco, la parte iniziale di questo rotolo, questo gruppo di piccoli frammenti, è attualmente conservato a Colonia, alla Papyrus Sammlung di Colonia. Tutto il resto, la parte maggiore, è conservata invece alla Bibliothèque Publique di Ginevra, papiro di Ginevra, inventario 271. Revisione papirologica di questo testo non è stata semplice. E cercherò di illustrare in che cosa è consistito esattamente questo lavoro di revisione. Qualche notizia su come questi frammenti sono arrivati alla pubblicazione. Qui li vedete disposti ordinatamente secondo la loro posizione che si presume originaria, ma sappiate che questa immagine, dico
un'esagerazione, è un falso. Cioè, non li vedrete mai così, questi frammenti. Diciamo, questa immagine è opera di Valeria Piano, che ha, diciamo, fuso insieme immagini diverse e corretto la posizione che hanno i papiri ora tra i vetri che li racchiudono, in maniera tale da corrispondere il più possibile a quella che doveva essere forse la posizione originaria. Quindi do subito atto a questa operazione molto raffinata. Quindi, vi dicevo, la parte iniziale, pochi frammenti iniziali sono a Colonia, il resto a Ginevra, ma la prima parte di questo rotolo a essere nota, a essere stata pubblicata, è la parte ginevrina, la parte maggiore del rotolo. Questo rotolo, tutti i frammenti di questo rotolo, provengono da acquisto. Sono stati comprati sul mercato antiquario del Cairo. È un modo, un eufemismo per dire, insomma, sono frutto di scavi clandestini. Non sappiamo dove questi frammenti siano stati effettivamente ritrovati dal fellaco, da qualcuno che li ha trovati sotto la sabbia o chissà dove. Di fatto sono stati messi in vendita nell'ambiente del mercato antiquario del Cairo, che è quanto mai era quanto mai variegato e ora non esiste più. Nel 1950 è la data iniziale. Nel 1950 Victor Martin comprò questi frammenti che ora costituiscono la parte ginevrina del rotolo al Cairo. Victor Martin, non so se il nome di Victor Martin vi dica nulla. Victor Martin nel 50 era professore di greco all'Università di Ginevra, illustre professore di ragguardevole famiglia ginevrina. Il padre era titolare della cattedra di Nuovo Testamento alla facoltà teologica della città. Victor Martin era allievo di Jules Nicole, l'iniziatore della papirologia a Ginevra, e suo successore alla cattedra di greco all'università. Victor Martin, mi è grato ricordare, la sua prima opera, so se lo sapete, ma pubblicata nel 1911, la sua tesi, che è un testo di papirologia documentaria. È uno studio su un funzionario particolarmente importante dell'amministrazione tolemaica e romana, l'Esepistratege, e mi ricordo di averlo studiato anch'io quando preparavo la tesi. È un'opera rimasta fondamentale per molti decenni, fino a che non è stata sostituita dall'opera di Thomas, ma questo negli anni 70-80. E Victor Martin è noto, se non altro, per essere stato l'editore del Duscolos di Menandro, perché Victor Martin, essendo ginevrino, fu chiamato in causa da Martin Bodmer per la pubblicazione di quel lotto di testi importantissimi che sono appunto i papiri Bodmer, un gruppo di codici su papiro, per lo più, ma non esclusivamente, di contenuto cristiano, non esclusivamente però, e Victor Martin ne ha pubblicati. Insomma, il più noto è appunto l'edizione del Duscolos, che è la commedia di Menandro, che è del 58. Ecco, questi frammenti che Martin aveva comprato nel 50 furono pubblicati da Martin nel 59, l'anno dopo, su rivista Il Museum Helveticum. E poi Martin sarebbe vissuto ancora qualche anno, muore nel 64. Ma devo tributare una testimonianza di lode al lavoro di Martin, perché non era facile ricostruire un senso filato a questi frammenti così dispersi. Voi vedete dall'immagine che ci sono come due nuclei in cui le colonne si susseguono in maniera un pochino più completa. Questo gruppo qui all'inizio della parte ginevrina
e poi alla fine il resto sono isole disperse. E il lavoro era particolarmente difficile perché, come ha già accennato Francesco De Mollo, il testo di riferimento non era, come dire, unitario. Sapete già che il rotolo contiene due testi diversi, accomunati dal fatto di essere testi di ambito cinico. Bellissima la conclusione della comunicazione di Ademollo, che aveva attraversato anche a me la mente di utilizzare, abbiamo avuto la stessa idea, ma è particolarmente adatta ora. Ecco, il primo testo, cioè il racconto dell'incontro fra il Alessandro Magno e i Brahmani dell'India, i gimnosofisti e poi il loro capo Dandami, lo conosciamo sì da tantissime fonti, ma in maniera continuativa, in forma di racconto e non di allusione veloce, essenzialmente lo conosciamo da quell'operina che va sotto il nome di Palladio, ma sicuramente non è attribuibile a Palladio che era monaco vescovo di Elenopoli fra IV e V secolo. Palladio muore nel 420, è l'autore della Storia Lausiaca, e sotto il suo nome va anche questa operina, appunto, che col titolo latino è De Gentibus Indiae et Brahmanibus. E l'altra fonte di conoscenza di questo incontro, un po' strano, no? È quella vasta congerie di testi che si cita come Pseudocallistene o Romanzo di Alessandro. È un titolo unitario per una cosa proteica, cioè è un insieme di testi che più o meno vagamente hanno come argomento la vita di Alessandro Magno dalla nascita fino alla morte, ma che si presenta nella tradizione medievale abbondantissima in forme diversissime. Ecco, il papiro, questo papiro che avete di fronte, presenta una forma ancora diversa, cioè si capisce che è quel certo racconto particolare, ma il dettato preciso del testo non coincide se non raramente. Un po' tanto per fare un'idea abbastanza lontana, ma per far capire, un po' come il testo dei Vangeli sinottici, che si può sovrapporre in tantissimi punti, ma non coincide mai ad verbum, se non per brevi pericopi. Quindi in questa situazione essere riuscito a individuare il punto del testo in cui collocare il singolo frammento deve essere stato notevolmente difficile, anche tanto più non avendo gli strumenti informatici che ci sono ora, l'edizione del 59, no? Ecco, il secondo testo contenuto in questo rotolo, la lettera di Eraclito, dello pseudo Eraclito, diciamo, ha alle spalle una tradizione medievale, diciamo, più unitaria. Ma il guaio è che in questo rotolo la lettera settima dello pseudo Eraclito, il cui testo è già noto dalla tradizione medievale, è lungo almeno il doppio in questo papiro rispetto alla tradizione medievale. Voglio dire che le ultime due colonne e mezzo di questo rotolo presentano un testo nuovo, un testo che non era tramandato nei codici medievali. Quindi potete capire la difficoltà di rimontare questi frammenti, oltre al fatto eccezionale che un rotolo contenga due testi letterari diversissimi. D'accordo, è vero, sono testi entrambi di ambito cinico e questo può giustificare perché qualcuno li abbia copiati su questo rotolo, ma è un fatto che il rotolo di per sé non contiene testi diversi.
in un rotolo di papiro, o si trascrive un'opera intera, se ci sta, o un libro, una parte di un'opera. In un rotolo si possono trovare antologie, excerpta miscellanee, ma questa non è un'antologia, sono due testi di argomento diverso, di autore verosimilmente diverso, riuniti in un solo rotolo. Evidentemente è una produzione molto particolare, di cui non ci sono altri esempi a questo livello. Questo si potrebbe indagare più approfonditamente. Questo per quanto riguarda la parte ginevrina del rotolo. I frammenti invece precedenti, vi dicevo, sono conservati a Colonia, alla Papyrus Sammlung di Colonia, ma non è così semplice la cosa, perché in realtà questo gruppo di frammenti, insieme a molti altri frammenti di altri rotoli, furono comprati intorno al 1954 da un archeologo americano, il professor David Moore Robinson, un insigne archeologo, che li comprò, diciamo, privatamente, non per conto di un'istituzione, li comprò privatamente. E come mai sono finiti a Colonia? Anche i papiri camminano. Il professor Robinson era molto amico, o perlomeno presumo che lo fosse, perché per legato testamentario di David Robinson, questi papiri finirono in mano a William Haley Willis. William Willis, che c'è un destino che accomuna i papiri, è noto per essere l'editore dello Scudum di Menandro, dei papiri Bodmer, cioè la terza commedia del codice menandreo dei papiri Bodmer. Il professor Willis, che ricevette la collezione Robinson, e essendo lui docente alla Duke University, la Duke University che è a Durham, nel Carolina del Nord, li depositò nella collezione dei papiri Duke. E poi Willis lavorò a questa collezione che gli era arrivata per l'ascito testamentario di Robinson, isolò questi frammenti che ora vedete all'inizio del rotolo, li riconobbe che facevano parte del rotolo che era già stato pubblicato nel 59 da Martin, e con la collaborazione di Klaus Maresch, papirologo del Papyrus Sammlung di Colonia, istruito del fatto che c'erano dei contatti di frammenti fra la collezione della Duke e la collezione di Colonia, riuscì a individuare qualche altro frammento di questo rotolo nella collezione di Colonia, in particolare uno. Dunque, dove si ingrandisce? Ecco. Eccolo, vedete questo frammentino, questo pezzettino sotto che si attacca, no, è questo, non mi ricordo, uno di questi due frammenti che sembra uno, in realtà risulta dalla fusione di due frammenti, di cui uno viene dalla collezione Robinson, un altro era nella collezione di Colonia. Questi papiri, questi nuovi papiri, furono studiati congiuntamente da Willis e Maresch a Colonia, e per questo i frammentini che erano della Duke sono stati portati a Colonia, alla Papyrus Sammlung di Colonia, dove ancora si trovano. Per essere pignoli fino in fondo, bisogna dire che nella collezione della Duke, Carolina del Nord, è rimasto un altro frammentino che non era stato riconosciuto come pertinente ai frammenti di questo rotolo ginevrino, diciamo così,
e che è rimasto a Durham, nella Duke University. Però a mio parere, e questa è un'opinione personale, il papiro, questo frammentino, non appartiene al rotolo ginevrino, quindi fa bene a rimanere, a essere rimasto alla Duke University. Ecco, Willis e Maresch pubblicarono i risultati, annunciarono i risultati delle loro scoperte al congresso di papirologia del 1985 e li pubblicarono in maniera egregia, bisogna dire in maniera egregia, nel 1988 in un numero della Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Questa è, in sintesi con qualche coloritura, la storia editoriale di questo papiro, di questi frammenti. Cosa importante, il lavoro di Willis e Maresch ha portato a concludere che questi frammentini iniziali che si sono aggiunti al nucleo della parte ginevrina appartengono appunto alle colonne precedenti, immediatamente precedenti a quelle già note dall'edizione di Martin. Quindi sono 4 colonne in più che si aggiungono alle 15 già note dall'edizione Martin. In totale questi frammenti, se li potessimo misurare con qualche affidabilità come lunghezza continuativa di rotolo, cosa che è difficile da fare perché come vedete non c'è continuità fisica, arriverebbero quasi a 2 metri, a 2 metri di lunghezza. Oh. Ecco. Però molto è perduto, ovviamente, cioè la parte precedente, l'introduzione del racconto di Alessandro e i sapienti indiani, chissà quante colonne prima occupava, perché i paralleli che abbiamo sia per quanto riguarda il racconto dello pseudo Palladio e i racconti dello pseudo Callistene divergono molto, specialmente nella collocazione geografica di questo incontro. Perché per Palladio, o pseudo Palladio, l'incontro avviene sulla terraferma, anzi, ben all'interno, al di là del Gange, insomma, addirittura, l'alto corso del Gange. Nel romanzo di Alessandro, in una recensione del romanzo di Alessandro, in quella che si considera la più antica, l'incontro avviene in un'isola al largo della costa dell'Oceano Indiano. Insomma, non ha importanza al limite, non ha importanza. E quello che conta è che il testo, per come può essere ricostruito, ma la ricostruzione avete già capito che è un azzardo, perché insomma io inizialmente non avrei integrato molto, mi sarei stato molto più contenuto, poi sono stato persuaso da argomentazioni pratiche a integrare il più possibile, però voglio fare qui pubblica riserva, nel senso che ho cercato, sulla base degli spunti che mi davano le edizioni di Willis e Maresch e l'edizione ancora precedente di Martin, di vedere se si poteva in qualche modo saldare con un testo continuativo frammenti anche separati. Ma un'operazione, come capite, molto azzardata, specialmente per quanto riguarda la parte di Alessandro con i Brahmani. La parte invece della lettera dello pseudo Eraclito, diciamo, avendo un testo più alle spalle, più consolidato, almeno per una certa parte, è stata un po' più semplice. Ma qual è stato il problema principale del controllo papirologico di questo testo? Cioè, non si è trattato di leggere un papiro
a distanza, che già questo è un po' rischioso. D'altra parte il lavoro si è svolto in piena pandemia, quindi anche l'idea semplicemente di andare a Colonia non era possibile. Ginevra è ancora più vicina, ma non era possibile. Quindi io ho lavorato solo su fotografie. Ma se anche fossi andato a vedere gli originali, almeno per la parte ginevrina, non dico che sarebbe stato inutile, ma quasi. Perché le parti che voi vedete, ecco, guardate per esempio questa parte, vedete il puntatore che isola questa zona nera di queste ultime colonne. Nelle colonne precedenti ci sono dei frammenti completamente neri, cioè sono parti del frammenti del papiro che hanno preso l'umidità e sono marcite. Questa situazione, Martin dice, che la ha riscontrata anche al momento della pubblicazione dei papiri, nel 59. Ma io sono sicuro che nel 59 la situazione era un po' meno grave di come è ora. La foto che Valeria Piano ha rimontato ha potuto essere miracolosa, ma non tale da far leggere dove non si vede. Dove non si vede. E allora voi potreste dire, ma per Bacco ci sono le fotografie all'infrarosso. Sì, ci sono le fotografie all'infrarosso, ma le uniche foto all'infrarosso che sono riuscito a ottenere sono quelle che furono, vero Serena, mandate negli anni 80 del secolo scorso, quando fu fatta l'operazione di richiedere alle varie collezioni le foto dei papiri da pubblicare via via nel corpus. Sono arrivate in quell'occasione, a metà degli anni 80 direi, fotografie su carta in bianco e nero che probabilmente derivano da stampe di negativi impressionati al momento dell'edizione di Martin. Sono le stampe che aveva a disposizione Martin quando pubblicò il papiro. Martin stesso dice: le parti scurite del papiro io le ho potute leggere grazie a fotografie prese sul lastre all'infrarosso. E quindi per queste parti che ora sono completamente perdute come leggibilità, io ho potuto controllare le fotografie che aveva utilizzato probabilmente Martin. Vi posso far vedere, dunque, adesso viene il difficile. No. Dove si trova il... Eccola, sì, questa per esempio, sì, questa può andare benissimo. Vedete, questa è una di queste fotografie in bianco e nero, guardate. Si legge qui, si legge. Questa è la fotografia, è lo stesso scatto che c'è nell'Editio Princeps di Museum Helveticum del 59. È sicuramente lo stesso scatto. E vedete bene che il testo è leggibile, anche nelle parti dove attualmente non si vede niente. Voi capite però la difficoltà che c'è nel procedere appunto con questo, in questo modo, perché diciamo io avevo a disposizione queste foto cartacee, per cui ho dovuto fare una scannerizzazione di queste foto cartacee e lavorare al computer ingrandendo le foto cartacee
fino a quando lo consentiva l'ingrandimento, per cui per tante cose, per tanti dettagli, insomma, più che, insomma, diciamo, ho potuto fare, lavorare, ma il lavoro è stato piuttosto difficile. Tanto più che bisogna dire che in molti punti il papiro, questi frammenti di Ginevra si sono sciupati ulteriormente, hanno perso dei pezzettini, insomma, pezzettini però che in queste foto in bianco e nero si vedono, no? E guardate, come faccio a tornare al pieghevole? Ecco, grazie. Allora, qualche piccolo progresso di lettura ho potuto fare, tanto per darvi un... Ho ancora qualche minuto? Allora, guardate per esempio. Questo che vedete è il primo pezzo della parte ginevrina, questa è la colonna quinta. Vedete qui, io lo vedo bene sullo schermo, non so se lui si vede. Vedete? Oh oh, perché mi è sparito il papiro? I papiri camminano. Vedete qui e qui? Ci sono delle tracce di scrittura. Nell'edizione di Martin quelle tracce non sono rilevate. Per di più, nelle foto in bianco e nero fatte all'epoca dell'edizione di Martin, qui è conservato, al di sopra di questo lembo, un millimetro poco più di papiro, una striscia appena appena, in cui si vede la base di due lettere. Lettere che sono probabilmente epsilon iota, nes epsilon iota. Qui si vede uno epsilon, qui c'è chiaramente due righi sotto un epsilon, in fine di rigo. Insomma, io ho osato ricostruire il testo, è veramente un'audacia, un esempio di veramente audacia papirologica, il testo di questo punto della colonna precedente alla colonna quinta, cioè la colonna quarta, qui, con queste iniziali che si vedono, iniziali di rigo alla sommità del frammento. In questo frammento sono i brahmani che parlano ad Alessandro e gli stanno... Oh, dov'è? Sì. No, non sono lì, in quel punto lì non sono i brahmani che parlano ad Alessandro, ma è Dandami che parla a Onesicrito, Dandami il capo dei brahmani, che parla a Onesicrito che è stato mandato da Alessandro a cercarlo, a dirgli, Onesicrito ha l'incarico da parte di Alessandro di dire a Dandami, il re Alessandro ti vuol parlare, vieni da lui se no ti taglia la testa. Gentile, no? Ecco, e Dandami in questa parte dice: Alessandro, minacci pure così coloro che desiderano oro e temono la morte, quanto a noi queste armi hanno fallito. Dandami non consente ad andare da Alessandro, risponde in maniera così dura al messaggio ricevuto da Alessandro, e Alessandro incredibilmente ci va. Va da Dandami e umilmente gli chiede di attingere alla sua sapienza, e Dandami si produce, come già i brahmani avevano fatto ad Alessandro, si produce in una nuova orazione a difesa del suo stile di vita, orazione di cui Francesco de Mollo vi ha già letto
un brano e quindi non mi starò a ripetere. Un ulteriore punto, ecco, rapidissimamente, guardate, vedete questo punto del rotolo. Qui siamo alla parte finale del racconto dell'incontro di Alessandro con Dandami. La colonna successiva è quella, è la prima colonna in cui comincia la lettera di Eraclito a Ermodoro. E visto che siamo in questo punto, vorrei sottolineare quest'altra, non dico stranezza, ma comunque particolarità di questo papiro, cioè il fatto che questi due testi di cui vi parlavo prima, così diversi tra loro, si succedono nel papiro senza soluzione di continuità. Cioè il secondo testo, la lettera dello Pseudo Eraclito, comincia a inizio colonna e non è rimasto perlomeno nessun segnale esplicito del nuovo contenuto. La colonna ultima del testo dell'incontro di Alessandro e Dandami finisce qui in basso, ma vedete, la colonna è frammentaria, non rimane fisicamente la fine e non sappiamo come fosse segnalata la fine della parte relativa ad Alessandro, se c'era un titolo finale, forse sì, ma c'era un titoletto iniziale per la lettera dello Pseudo Eraclito, forse no, se c'era doveva essere contenuto o nel margine superiore, qui che però è in lacuna, o nell'intercolunnio, nella parte sommitale dell'intercolunnio, però come vedete è ristretto molto, non è più ampio dell'intercolunnio che c'è nelle colonne precedenti e seguenti, quindi questa è una cosa un po' strana. Comunque volevo farvi vedere, ecco, vedete in questo frammento, in questo punto del frammento si vedono delle iniziali di rigo. Qui. Queste. Nell'edizione Martin non sono registrate, cioè non si dà conto di queste lettere. Di queste lettere però si era accorto già Alberto Nodar in uno studio che aveva fatto sul testo di Eraclito, e ne aveva dato conto negli Studi e Testi, mi pare, non mi ricordo in quale volume, proponendo una ricostruzione, può darsi, ma io credo, insomma, io qui nell'edizione credo che questo frammento con questi incipit debba stare in questa posizione, perché essenzialmente per un motivo contenutistico, perché queste scarse iniziali si adattano bene a questa posizione, cioè a formare parole di senso compiuto e adatto con queste finali che si leggono nel frammento successivo. E quindi qui siamo nella parte finale del discorso di Dandami, e Dandami sta dicendo noi brahmani non abbiamo esperienza di queste cose, cioè della violenza, dell'aggressività. Non facciamo guerra a nessuno. È la parte che hai letto te. Io la leggo nel contesto di questo discorso, per cui se leggiamo qui questa parte, sappiate che è una ricostruzione, nel senso che sulla base essenzialmente del testo di Palladio si può ricostruire questo senso.
Se sei beato giunto qui in solitudine, frequenta i brahmani nudo. Non potremo accoglierti in altro modo, infatti, se per prima cosa non rifiuti ciò che ora possiedi. Questa parte del testo di Palladio, del testo del papiro, riproduce abbastanza fedelmente, cioè riproduce, è il testo di Palladio che si conforma abbastanza da vicino al testo del papiro. È arduo dire, Mirtoz Mikhali lo dice chiaramente, non si può dire che il testo di Palladio derivi da questo testo, forse è una derivazione indiretta, però ci sono elementi su cui non voglio insistere ora per non annoiarvi, ma che fanno pensare che diciamo, chi ha composto il racconto che va sotto il nome di Palladio avesse davanti il racconto in una forma abbastanza simile a questa che figura nel papiro. Già, fra tante cose che sono state dette di questo papiro, non è stato detto a quando questo papiro risale, perché Palladio è il IV-V secolo, magari l'opera più o meno, anche se non è di Palladio, sarà di, quel, insomma, di quell'ambito cronologico. Il papiro è molto, molto più antico. Il papiro è, diciamo così, di secondo secolo, ma di secondo secolo direi abbastanza poco inoltrato. Victor Martin, quando pubblicò questi frammenti, li datò agli inizi del secondo secolo dopo Cristo, senza escludere una data ancora più antica. Willis e Maresch, quando pubblicarono i frammenti della Duke e di Colonia nell'88, proposero una data al secondo secolo pieno, senza precisazione cronologica più stretta. Ma quando si tratta di formulare datazioni paleografiche è sempre difficile. Io, diciamo, se si accetta come criterio valido l'impressione, ma spesso le datazioni paleografiche sono impressioni, credo che abbia ragione, più ragione Martin che Willis e Maresch. Questa è una scrittura che mi sembra di impostazione non troppo evoluta nell'ambito di quel complesso di scritture che vanno sotto il nome generico di informali rotonde, che hanno il loro centro nel secondo secolo dopo Cristo, è vero, ma si trovano già nel primo, e qui ci sono elementi che mi sembra puntino piuttosto a una data, se non proprio nel primo secolo dopo Cristo, agli inizi del secondo, ecco, ma non tanto più in là, non tanto più in là. Vi ho fatto vedere qualche piccolo modesto contributo. Non vi ho fatto vedere i frammenti di questo rotolo che sono a Ginevra, sono numerosi, sono più di 20 frammenti, che però per la maggior parte sopravvivono in fotografia, perché erano 25 frammenti ma ne rimangono solo 5. Nella collezione di Ginevra attualmente c'è un vetro con 5 frammentini. Gli altri 20, per circa metà, sopravvivono in vecchie fotografie. Gli altri, invece, sono completamente perduti. E naturalmente in questa edizione i frammenti che sono completamente perduti sono pubblicati riproducendo l'edizione di Martin. Ho ancora tempo per una conclusione o siete distrutti? Dunque, per non lasciare senza trattazione il papiro, la parte del papiro dello pseudo Eraclito, la lettera dello pseudo Eraclito è una lettera indirizzata a Ermodoro.
Elmodoro, che è un destinatario anche di altre lettere, di questo corpus di lettere, sono 9 lettere, non sono tante, che figurano fittiziamente scritte da Eraclito a vari corrispondenti, fra cui Elmodoro. Elmodoro è un concittadino, è una figura storica, non è un'invenzione del falsario, ma è una figura storica, è concittadino, amico di Eraclito, di cui sappiamo da varie fonti e la cui fama è legata a varie cose, ma in particolare, per tradizione, che non posso dire che sia vera, alla formulazione delle 12 tavole, cioè i decemviri incaricati della redazione delle 12 tavole a Roma a metà del V secolo a.C. avrebbero consultato Elmodoro. Ecco, la lettera di Eraclito, in questa lettera Eraclito scrive a Elmodoro dicendo di aver saputo che gli abitanti di Efeso, la sua città, stanno per emanare un bando secondo cui tutti quelli che non ridono devono andarsene dalla città. Eraclito dice subito: ma questo non è un editto, un bando, non si fa un editto contro una persona singola, perché chiaramente chi non ride a Efeso sono solo io. Quindi se avessero scritto, preso un provvedimento dicendo Eraclito deve andarsene dalla città perché non ride, l'avrei accettato, ma un bando che ha carattere di universalità non può essere concepito e diretto contro una persona. Nel resto della lettera il leitmotiv è proprio: perché Eraclito non ride? Eraclito non ride perché nel mondo in cui si trova non c'è motivo di ridere, non c'è motivo di ridere. Quindi elenco delle turpitudini che Eraclito si vede a Efeso nel resto del mondo, quindi condanna della guerra e tutte queste cose. La parte nuova di questo testo, cioè la parte che c'è solo nel papiro e non c'è nella tradizione medievale, proprio nell'ultima colonna e mezzo ha un tono veramente interessante, perché a un certo punto Eraclito si chiede: dovrei forse ridere per i poeti? Cioè devo rallegrarmi per la poesia, cioè forse la poesia mi potrebbe dare gioia. E come reagisce? E qui comincia una parte veramente originale che vi posso leggere, che è abbastanza interessante. In verità, dice Eraclito, io li odio, gli Omeri, gli Esiodi, gli Archilochi. E prosegue: Omero chiede alla dea di narrargli l'ira di Achille, narrargli la menis Achilleos, riprendere proprio la parola del testo omerico, non la parola normale che sarebbe orgen. Dice menin, che è l'originale menina eidete all'inizio dell'Iliade, no? Omero chiede alla dea di narrargli l'ira di Achille, come se questo importasse agli dei, cantare le passioni umane. Non si vergognò di fregare una vergine a causa di una concubina. La vergine ovviamente è la musa, la concubina immagino che sia Briseide, no? Per cui avviene l'ira. La mia intelligenza, che è superiore a quella di Omero, si sarebbe vergognata. E poi c'è una frase che non sono sicuro di come debba essere tradotta, e per questo ho consultato anche colleghi qui presenti. Vi ricordate quel passo? Eraclito dice, o chi per lui insomma dice, gli piacevano le donne, Philogunes en. Omero era Philogunes, e forse dice qualcosa del genere, e secondo le passioni che lui provava, Omero provava,
con le regole dei poemi modellava altri, gli eroi, violando così le regole stesse. Non sono sicuro che questa debba essere la traduzione giusta, però non c'è tempo per discutere, ma sarebbe interessante. E poi Eraclito prosegue: fece morire Aiace a causa di una donna, la violenza subita da Cassandra al furto del Palladio, fece uccidere Agamennone nella sua casa a causa della medesima Cassandra, qui la nomina esplicitamente Cassandra, i giovani a Itaca a causa di Penelope, quelli a Ilio, cioè i troiani, a causa di Elena, sempre a causa di donne offende la Grecia e, malgrado le sue pecche, viene ammirato. Questa filippica contro la poesia di Omero, insomma, non è una cosa del tutto nuova, però insomma è abbastanza violenta, no? Abbastanza violenta. Per lui, cioè per Omero, l'Iliade e l'Odissea, le sue grandi opere, sono le vicende di due donne, una rapita, Elena, l'altra compiacente, povera Penelope, l'altra compiacente. Quella rapita aveva bisogno evidentemente di un eroe, l'altra, se non fosse stata compiacente, Penelope, si sarebbe forse adattata ai croci per un intero decennio. Quindi si fa colpa al personaggio Penelope per non essersi opposta più decisamente ai proci, per aver avuto un atteggiamento compiacente. E qui è interessante, chi non è compiacente la smette presto, non avrebbe durato 10 anni. Il continuare è indizio di una mescolanza di giudizio. Non è banale, come frase, non è banale. Per la medesima quantità di tempo in cui Odissea combatté a Ilio, un decennio, nell'Odissea sta dietro alle donne. Il continuare è indizio di una mescolanza di giudizio. Qui c'è una piccola novità di lettura, nel senso che nel testo dell'edizione di Martin la parola continuare è diatribè, cioè la frequentazione, no? Ma io penso che non ci sia scritto diatribè, ci è scritto diamonè, donde la traduzione per il continuare, il rimanere, no? È indice di mescolanza di giudizio, cioè la volontà inquinata, no? Questo è un problema, diciamo, che potrebbe essere anche filosofico, io non sono esperto del campo, ma questa debolezza della volontà mi è nota per altra via, che Dante, una cosa del genere, viene messa nel quarto canto del Paradiso, quando Beatrice discute sul voto di Piccarda, il voto monacale di Piccarda e di Costanza d'Altavilla. Costanza d'Altavilla non fu dal vel del cor giammai disciolta. Il problema è, ma questo cedimento della volontà è colpa. Voglia assoluta non consente al danno, ma consentevi in quanto teme, se si ritrae, cadere in più affanno. Il commento a questo passo della Divina Commedia rimanda ad Aristotele e a San Tommaso. Però sottopongo questo passo a un esperto di filosofia antica, se può illuminare il passo. Di fatto, ecco, qui la parola da leggere, secondo me, è diamonè, non diatribè. Ci sarebbero tantissimi altri punti da sottolineare, però non voglio tediarvi oltre. Posso fare l'annuncio?
chi fosse interessato a questo testo, sappiate che martedì della settimana prossima terrò una conversazione al Dipartimento di Lettere e Filosofia su questo testo. Parlerò di altre cose, perché non posso ripetere questo, che è un panorama, come avete visto, abbastanza generale. E così, che non è entrato nello specifico, però se mi sarà possibile parlerò di alcuni punti un pochino più delicati. Per il momento io interrompo qui il mio discorso, scusandomi se vi ho annoiato, credete che non l'ho fatto apposta. In ogni caso vi ringrazio per l'attenzione. Credo che si possa chiudere la seduta di oggi e naturalmente ringraziando i relatori. Ah, scusate, ci sono delle domande e qualche di interventi? Okay. Bene, allora chiudiamo e naturalmente ringrazio sia Francesco Ademollo che Guido Bastianini, che poteva agevolmente chiudere lui come segretario generale della Colombaria, ma visto che è ospite, ormai il dovere d'ospitalità mi impone ennesimo ringraziamento. E dunque non volevo lasciare così chiuso, è così un po' seccamente questa, la voglio solo dire che è stata un pomeriggio veramente bello, perché abbiamo apprezzato, almeno io ho apprezzato ampiamente, la cultura e le capacità interpretative di due bravissimi colleghi che incarnano, potremmo dire, ma non sarebbe esatto, uno il pensiero e l'altro l'azione, cioè l'attività tecnico interpretativa del frammento anche nei suoi aspetti materiali. Ma non è vero, perché quello che è venuto fuori da questa giornata è che le due anime, che sono il corpus dei papiri filosofici, sono così ben rappresentate e così ben fuse che nessuno dei due, le citazioni di Guido Bastianini mi stimolano sempre, perché Guido Bastianini è passato da Dante, che sappiamo tutti che lui conosce tutto a memoria, e poi, non so, l'avete certo rilevato, che ha concluso come Alessandro Manzoni conclude I Promessi Sposi. Sì, però non tanto. Allora io vorrei dire che nessuna delle due parti ha solo dell'uno e solo dell'altro, come la ragione e il torto nei Promessi Sposi, che non si possono dividere con un taglio così netto il pensiero e l'azione, o il pensiero e l'indagine tecnica sulle cose. Adesso voglio concludere con altre due brevi annotazioni. Nel 1983, in questa sala, è stato fondato il Corpus dei Papiri Filosofici. C'erano allora due persone che adesso non ci sono più e che hanno incarnato il Corpus dei Papiri Filosofici per lunghissimi anni, Francesco Adorno e Manfredo Manfredi. Noi c'eravamo, molto più giovani, fra poco forse non ci saremo più neanche noi, una impasse che grazie al Corpus è stata superata e che grazie al Corpus ha dato un nuovo inizio. Come un nuovo inizio? Stanno i giovani.
Allora, io per concludere e per sdrammatizzare, diciamo, un po' i nostri amarcord, penso che non spetterà forse del tutto a me, ma insomma per il prossimo anno, che sono gli effettivi 40 anni ufficiali del corpus, qualche altra cosetta si potrà organizzare. E in effetti i miei 40 anni di segreteria risalgono esattamente all'82, cioè all'anno precedente in cui ho predisposto la maggior parte di tutti i materiali che poi furono discussi appunto nell'83 a Napoli e poi in Colombaria. E quindi auspico che soprattutto le nuove leve del corpus, in primis Valeria Piano, che anche oggi ringrazio anche per la prestazione tecnica, non solo per la presenza come segretaria, e saranno, diciamo, disponibili per predisporre qualche altro festeggiamento, forse non solo conviviale. Grazie a tutti e arrivederci.